Buon pomeriggio a tutti, bentornati sui nostri canali, YouTube, Facebook. Lo dico sempre, Facebook ultimamente sta penalizzando alcuni contenuti, soprattutto quelli che si riferiscono al tema Palestina, al massacro a Gaza, con chiaro intento genocidario. Ed è il momento in cui dobbiamo ancora di più tentare di dare informazione, perché lo vedete, l'attenzione mediatica e politica dunque sta scemando. E quando scema l'attenzione politico-mediatica, i massacri, sembra incredibile, ma aumentano. E soprattutto il sadismo, perché io non trovo un'altra espressione, con il quale lo Stato di Israele sta trucidando i palestinesi, è fuori ogni controllo. Ed è una vergogna che in televisione e nei telegiornali non passino determinate informazioni, non passino determinate immagini. È una cosa vergognosa. Quello che sta avvenendo a Gaza non ha eguali negli ultimi 30 anni. La violenza che viene portata avanti nei territori occupati, beh, questa purtroppo la conoscono bene i palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, ma oggi è ancora più evidente perché ai coloni viene data licenza di uccidere. Mi arrivano delle immagini, e in particolare arrivano a Francesca Albanese, da Gaza, che sono sconvolgenti. Io ho visto qualche giorno fa immagini di cadaveri sepolti di fatto, pare da dei bulldozer che hanno distrutto delle tende, malati in alcune tende. Le immagini le ho viste su Al Jazeera, sepolti vivi. I bulldozer sono passati sopra dei malati che non potevano fuggire, non potevano alzarsi dal letto in quanto malati. Quindi sono stati sepolti vivi dai bulldozer israeliani. Stanno distruggendo tutto. Il terrorismo non c'entra niente. È una scusa, è un pretesto per portare avanti una carneficina con chiari intenti, appunto, genocidari, attraverso la quale tentare il più possibile di scacciare, mandare via verso sud, poi l'Egitto non apre il valico ai cittadini palestinesi per occupare Gaza. L'avete visto anche su alcuni giornali, ecco, il Fatto Quotidiano ha pubblicato la notizia di un'agenzia immobiliare israeliana che promette villette davanti al mare, appunto a Gaza, tra le macerie, tra i morti, quasi 30.000 morti, perché i morti accertati sono oltre 20.000. Ieri leggevo i dati di Euromed, Human Rights Monitor, che parlano di oltre 10.000 morti tra i bambini, però ci sono migliaia e migliaia di dispersi che molto probabilmente sono morti, sono tuttora sotto le macerie e non possono neanche andare a recuperarli. Pensate anche al tema pandemie, perché continuano a bombardare. Il Papa giorni fa ha parlato addirittura di due morti avvenute, una mamma e una figlia, all'interno del complesso missionario della casa famiglia di Gaza, una mamma che andava in bagno con sua figlia, assassinate da un cecchino israeliano, volutamente. Cioè, e poi vi lascio la parola, anche la notizia relativa all'errore, no? Sono stati uccisi tre ostaggi per errori israeliani dagli israeliani. Quello non è nessun errore, gli hanno sparato perché hanno pensato fossero palestinesi civili, questo è il tema. Non credevano fossero israeliani, hanno pensato sono civili, non miliziani. Sono civili, sono a torso nudo, hanno un andrappo bianco con una bandiera bianca, siamo qui, hanno sparato volutamente. Questo stanno facendo. Ci sono immagini su immagini di esecuzioni fatte a danno anche dei prigionieri. È una roba sconvolgente e non se ne parla più. Io ringrazio Francesca Albanese, che è relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Ringrazio la dottoressa, professoressa Roberta De Monticelli, che ha scritto la postfazione a questo libro, che lo trovate in tutte le librerie online. Io l'ho iniziato a leggere ieri. J'accuse, si chiama Io accuso. Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra. Francesca Albanese, appunto, relatrice speciale. Francesca Albanese è relatrice speciale delle Nazioni Unite. Sta parlando in tutto il mondo, rilascia interviste in tutto il mondo, viene chiamata in tutto il mondo per raccontare quel che sta avvenendo ormai da anni, ma negli ultimi mesi è oltre l'orrore. Qualcosa che non si è mai visto da nessuna parte, probabilmente negli ultimi, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, un livello di violenza tale. Forse i Khmer Rossi facevano questa roba qui e ha scritto questo libro, appunto, che è veramente importante. Io sto a pagina 55, tutta la prima parte che si chiama appunto innanzitutto La verità. È davvero importante per informarci
Senza informazioni siamo schiavi di un sistema di mainstream che, ripeto, oggi, dato che non si può più occultare la mattanza indegna e i crimini contro l'umanità con intento genocidario commessi da Israele, non si può più lavorare di strategia mediatica sostenendo allora tu che denunci questo stai con Hamas, allora sostieni il terrorismo. Questa roba poteva andare bene i primi 2 o 3 giorni dopo appunto il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre, ora che non funzionerebbe più questa strategia, la strategia mediatica è occultare. La Meloni parla di tutto tranne che della mattanza dei bambini, i telegiornali non ne parlano più, come se lì la situazione fosse, come dire, in una fase di stallo, come in Ucraina. Non è in una fase di stallo, aumentano i massacri, più si spengono i riflettori, più scema l'attenzione della pubblica opinione e più aumenta la violenza sadica da parte di Israele. Sono felice appunto di presentare questo libro e lascio la parola all'autrice, Francesca Albanese. Cosa sta avvenendo? Perché hai deciso di scrivere questo libro e quali sono le ultime informazioni? E grazie per partecipare a questa nostra diretta. Grazie a te Alessandro di questa introduzione appassionata, veritiera. Vorrei che fossero delle esagerazioni, purtroppo no, è tutto vero. Ringrazio Roberta De Monticelli, il suo incontro è stato provvidenziale, nel senso che è molto rassicurante avere il conforto della sua presenza, lo è stato durante la produzione del libro e continua ad esserlo. Allora, innanzitutto vorrei spendere una parola su quello che ha portato all'idea di questo libro. C'è un editore molto coraggioso dietro questo progetto e l'idea, la perseveranza e soprattutto di Maurizio Donati, che è il capo della linea editoriale Fuoriscena, che fa capo ad RCS Solferino, ed è lui che nel mese di maggio, quindi quando questo orrore non era assolutamente prevedibile, nel mese di maggio mi ha contattato chiedendomi se fossi disponibile a partecipare ad una nuova collana, ad una nuova linea editoriale che stava progettando appunto un'idea di libri contro l'ingiustizia a mani nude. Ecco, questa idea mi è piaciuta moltissimo e si trattava di raccontare argomenti centrali ma che tendono a passare in sordina grazie alla stampa asservita nel nostro paese e a una politica miope o comunque ignava, e raccontare questi temi da personalità. Cioè, il libro avrebbe dovuto essere un racconto della e sulla Palestina, ma in prima persona, attraverso il mio vissuto, il lavoro sul campo. E poi chiaramente questo doveva essere il libro che poi ha cambiato completamente velocità e per certi versi anche direzione all'indomani del 7 ottobre, perché appunto si è capito subito che la narrativa era viziata e violenta e rischiava, come poi si è confermato, ma ci tengo a dire Alessandro che questo è un fenomeno per certi versi tutto italiano, assolutamente, veicolo foriero di disinformazione e quasi, anzi senza quasi, in molte occasioni apologia di reato. Perché io ho assistito ad eventi in televisione in cui si lasciava spazio a rappresentanti del governo israeliano, ex ambasciatori o portavoce del governo israeliano, perché in Italia ce ne sono tantissimi sotto mentite spoglie, comunque dei giornalisti che non hanno alcun riservo, alcun ritegno e parlano con la bandiera di Israele dietro e poi danno dei parziali e dei faziosi agli altri. Ma comunque appunto c'è gente di questo tipo che va in televisione a giustificare quello che Israele fa come legittima difesa e negando poi quello che Israele in realtà, i crimini che Israele comunque commette, che neanche gli israeliani se la sentono più di difendere più. Quindi ci sono quelli che sono totalmente, quelli che sono totalmente preda di questa follia genocidaria collettiva e che dicono che bisogna cancellare Gaza dalla faccia della terra. Questa è follia genocidaria che non si sentiva con questo candore da anni e non si sentiva da altri contesti, se non in altri contesti genocidiari. E dall'altra parte ci sono israeliani che veramente hanno paura di quello che sta succedendo al loro paese, perché si rendono conto che questo non è normale. E
appunto, il libro va letto in questo contesto, anzi, è stato scritto quando questa tragedia era agli albori, ma la si presagiva. E purtroppo molte delle stime che io, Cristian Elia, con il quale il libro è stato scritto in forma di dialogo, e Roberta, l'ha chiuso con una bellissima postfazione, diciamo, alcune delle stime che avevamo fatto si sono rilevate, non solo sono state confermate, ma sono risultate anche più ottimistiche di quello che poi la realtà ci sta rivelando. E, Roberta, grazie anche a te per partecipare a questa nostra diretta. Tu hai scritto la postfazione e stavo iniziando a leggere il paragrafo La catastrofe intellettuale, verità e linguaggio della tua postfazione. Non l'ho ancora finito, però è vero proprio che siamo davanti al cospetto di una catastrofe intellettuale, un timore di prendere posizione, di assumersi le proprie responsabilità intellettuali che io non l'ho mai visto. Guarda, alcune avvisaglie c'erano anche rispetto alla guerra in Ucraina, dove tutti coloro che giustamente si sono schierati contro la strategia folle europea e nordamericana in Ucraina sono stati considerati putiniani, collaborazionisti del Cremlino, e questo era proprio un tentativo di intimorire, opinionisti, giornalisti, editorialisti, politici, con la minaccia della rappresaglia mediatica, io la chiamo in questo modo. Però quello che sta accadendo oggi di fronte appunto ad un tentativo di genocidio è sconvolgente, è come dici tu, appunto, una catastrofe intellettuale. Lo è. Io ho accettato con grande piacere e sentendomi onorata di scrivere questa postfazione che in realtà andrebbe quasi trascurata perché l'essenziale sono i dati e sono soprattutto, diciamo, quel glossario straordinario della ragione pratica che è contenuto, no, in questi cinque, in questi sette capitoli, no, che seguono appunto in qualche modo. Diciamo l'idea fondamentale di questo libro, la verità prima di tutto, la vérité d'abord, che era anche quella, diciamo, il motto del primo famoso Jacques, non è vero, quello di Zola. Io ogni tanto mi chiedo come si possa veramente credere che un funzionario dell'umanità, quale è Francesca Albanese, funzionario dell'umanità è un'espressione di un filosofo. Ma si riferisce esattamente al tipo di funzione che un funzionario indipendente, quindi libero, insomma, dell'ONU ha, e beh, voglio dire, di riconfigurare ogni volta la nostra umanità, perché dipende tutto da quello. Non è che il diritto internazionale si regga senza in qualche modo di noi. Ed è per questo, credo, che è così giusto tentare di scalfire questa spaventosa indifferenza, pseudo-indifferenza, in realtà è una strategia, diciamo, di evitamento e di ignorare, no? Che si confonde molto anche con l'ignoranza. Ma è per questo che io avevo adottato come mio proprio slogan quasi l'idea di questo spaccare, no? A colpi d'ascia il mare di ghiaccio che dentro di noi è un'espressione di Kafka che dice che altrimenti un libro non vale la pena di essere letto se non fa questo. E io devo confermare proprio questa doppia, diciamo, condizione del nostro dibattito pubblico, effettivamente, soprattutto italiano, ed è questo che angoscia ancora di più, devo dire in realtà anche latamente europeo. Ecco perché se c'è una, diciamo, carenza veramente angosciosa che in questo momento è proprio il silenzio dell'Europa, l'Europa che ha nel suo statuto, che ha nel suo DNA, che ha nelle sue carte la adesione ai principi della Carta dell'ONU e quindi fondamentalmente alle regole fondamentali del diritto internazionale e che non ha aperto bocca dal punto di vista, diciamo, dell'ufficialità. Certo, Borrell è corso avanti e indietro, Borrell, diciamo, in questo momento
insomma, il funzionario europeo più decente che abbiamo, tuttavia è la voce globale dell'Europa che manca, diciamo, la rappresentanza di questa unità. Detto questo, da noi la cosa è forse ancora peggiore, e dicevo di questi due momenti: uno, l'ignoranza nel senso dell'ignorare o l'indifferenza, e l'altro effettivamente l'impazzimento completo del linguaggio. È un po' come ai tempi, no, di Orwell, no, in cui le parole cambiano veramente di significato. Questo doppio standard per cui ci si può attardare per infinite ore a discettare di quell'orrore inguardabile, di quella mostruosità che è avvenuta indubbiamente a, sfuggendo probabilmente di mano, chissà, il 7 di ottobre, e però poi tutto quello che sta succedendo e che tu hai ben descritto sotto i nostri occhi non vale un attimo di resipiscenza, un attimo di riflessione. Ecco, questo è veramente angoscioso. Io, fra le altre cose, faccio parte di un gruppo di persone che hanno in affidamento alcuni bambini a Jabalia. Ora, noi sappiamo che Jabalia è distrutta e che il 70% dei rifugiati lì è disperso. Disperso sappiamo cosa voglia dire. 26 bambini sono attestati in vita, ma degli altri non si sa. E anche questo non è cosa da poco, non è vero? Ecco. Cioè, io vorrei veramente far comprendere a tutti, Jabalia è un campo profughi che si trova nel nord della striscia, se non sbaglio. E non sono errori i bombardamenti indiscriminati su questo campo profughi. Non sono vi ricordate quando all'inizio è scoppiato quello scandalo, l'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver distrutto involontariamente il primo ospedale colpito con un razzo appunto difettoso? C'è stato in quel momento, perché vi è stata attenzione mediatica, quindi Israele ha dovuto rispondere: non siamo stati noi, è stato il Jihad Islamico e compagnia cantante. Tra l'altro è la stessa identica menzogna utilizzata in passato. Io ricorderò sempre quando venne uccisa la giornalista di Al Jazeera nel campo profughi Jenin in Cisgiordania. Le prime versioni delle autorità israeliane furono: non siamo stati noi, sono stati loro. Invece inchieste internazionali hanno dimostrato che furono appunto i cecchini israeliani a uccidere probabilmente l'icona del giornalismo arabo in quel momento. Oppure l'utilizzo del fosforo bianco durante l'operazione Piombo Fuso. Venne accusato Israele di utilizzare appunto munizioni al fosforo bianco, hanno subito negato e poi erano stati loro. Mentono su tutto: gli ospedali che sono stati colpiti, il 90% degli ospedali e centri di salute della striscia sono stati colpiti volontariamente, perché la logica è sterminare. Questa è la realtà. Se non si uccidono con le bombe, si uccidono magari mentre vengono curati, feriti. Sappiate che in questo momento ci sono bambini come i nostri che vengono operati, magari gli viene amputata una gamba, un braccio, senza anestesia. Figli come i miei, pensate se fossero i nostri figli ad essere o uccisi o operati senza anestesia, mentre gli tagliano due gambe. Pensate la vita che dovranno vivere, non si sa dove, perché Gaza è tutto distrutto, tutta distrutta, come appunto inizia la postfazione di Roberta. Cioè, vogliamo far capire che l'obiettivo è questo, l'obiettivo non è colpire il terrorismo. Quanti corpi di miliziani di Hamas avete visto? Anche addirittura quelli che hanno arrestato, che gli hanno fatto fare quella pantomima stile Hollywood a quei falsi miliziani di Hamas, la maggior parte erano civili, tra i quali operatori dell'ONU, medici, infermieri, che li hanno fatti sfilare, a qualcuno gli hanno dato un'arma, mostra l'arma, tutti a petto nudo. Questa è la realtà. Vi sembrerà impossibile, ma questa è la realtà. Non erano miliziani Hamas, erano civili, come il 99% di quelli che hanno assassinato. Gli ostaggi sono stati liberati esclusivamente grazie ai negoziati. Ma che avete visto queste grandi operazioni delle teste di cuoio delle truppe di elite israeliane che hanno liberato con azioni fantasmagoriche militari gli ostaggi? Non ci sono stati. Gli ostaggi che sono tornati in Israele, grazie a Dio, e tutti vorremmo che tornassero quegli innocenti, gli ostaggi israeliani e gli ostaggi palestinesi, perché
anche in Israele sono ostaggi palestinesi, sono migliaia probabilmente, non sono stati liberati appunto tramite azioni o blitz militari, ma tramite appunto un negoziato che non si vuole portare avanti perché a Netanyahu gli occorre la guerra e in più chi sostiene Netanyahu è un fanatico xenofobo, razzista, nazionalista, nazionalsionismo, si può pure chiamare in questo modo, sconvolgente, che ambisce alla distruzione del popolo palestinese. Andatevene a quella che Francesca definisce spesso come la soluzione egiziana, che non nasce oggi, nasce da tanti anni, tanti... diciamo, alcuni cittadini israeliani, alcuni esponenti della classe dirigente israeliana pensa alla soluzione egiziana da anni, mandare via i palestinesi da Gaza, farli arrivare nel Sinai, magari dare qualche denaro ad al-Sisi che ha appena vinto le elezioni, che è un uomo molto più vicino all'Occidente, chiamiamolo in questo modo, che al mondo arabo, per intenderci, se esiste il mondo arabo, che è molto unito nelle dichiarazioni, ma poi sostanzialmente i paesi arabi hanno fatto poco o nulla appunto per fermare questo massacro. Cioè, questa è la realtà. Anche a me piacerebbe che le mie parole fossero sbagliate, esagerate. Mi piacerebbe tanto perché io, come Francesca, non dormo la notte, a Francesca molto di più, chiaramente, ma ci arrivano delle immagini che sono oltre l'orrore, che appena le vediamo, e magari io le pubblico subito, poi hai smesso di dormire perché non puoi prendere di nuovo sonno quando vedi dei pezzi di bambini, neanche dei bambini, dei pezzi di bambini portati non si sa dove dai genitori dentro dei sacchetti della Mondezza o dei sacchetti del supermercato. Questa è la realtà. Francesca, che cosa possiamo fare, ovviamente, e che cosa potrà accadere? Come si sta muovendo l'ONU? Leggevo di una possibile nuova risoluzione dopo quella che è stata di fatto è cancellata dal veto statunitense al Consiglio di sicurezza alcuni giorni fa. Che cosa possiamo fare e che cosa secondo te accadrà? Allora, secondo me bisogna proprio a livello individuale partire da quello che diceva Roberta, riuscire attraverso la conoscenza, che è una cosa, e la comprensione di quello che la conoscenza permette, dei fatti, riuscire a spaccare il mare di ghiaccio dentro di noi. Non tutti ce l'abbiamo, ma alcuni di noi sì. E sentire proprio l'umanità dell'altro. Io ripeto, non sento, non c'è differenza nell'orrore, nello squarcio che dentro provo a pensare a quello che è successo al 7 ottobre, a tanti israeliani e israeliane, a quanto viva sia la ferita in tanti di loro per quello che è successo. Ed è lo stesso squarcio che provo dentro quando penso ai palestinesi prima del 7 ottobre e molto più drammaticamente dal 7 ottobre in poi. È necessario veramente fare. Soprattutto per i politici che stanno zitti oggi o che hanno urlato, ma ce ne sono anche tanti di sinistra che hanno urlato al genocidio dopo il 7 ottobre e poi da allora sono stati zitti. Non si capisce, ci sono poche eccezioni come Laura Boldrini, la Stefania Ascari, cioè sono donne che da sempre sono impegnate su questioni di giustizia, ma altrimenti a livello politico c'è un grande silenzio. Ecco, è importante che si faccia. Proprio, cioè che ci sia un momento di introspezione, capire che cosa sta succedendo, perché tra 10 anni, tra 20 anni, ci ricorderemo di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo detto oggi o di quanto abbiamo taciuto. E come dice qualcuno in questi momenti, fa più male il silenzio di quelli che avrebbero potuto parlare e non l'hanno fatto, di quelli che avrebbero potuto spendersi per fermare questo orrore e non l'hanno fatto. E qui sì, c'è tutta la classe politica europea, tranne pochissime eccezioni. E partire di là. Io ho una grande speranza nella nostra società, nel nostro popolo, negli italiani. Perché guarda, ti dico, Alessandro, so dagli editori, per esempio, che il libro sta andando bene in termini di vendite, nonostante l'oscurantismo delle principali televisioni italiane. Tranne Michele Santoro, non c'è stato un programma televisivo in Italia che mi abbia ospitato, mentre arrivano a valanga le richieste da parte di centri culturali, da parte di università, associazioni di giornalisti.
realtà piccole, ma che per me valgono per me, per Christian, per Esattamente. Roberta e per Christian e Maurizio, scusate, valgono tantissimo. Infatti cerchiamo di essere presenti dappertutto come possiamo, magari anche non in presenza, e non perché solo ci prema vendere il libro, ci preme vendere il libro. Perché è un momento, come ha detto Micaela Frulli, nota giurista italiana, è un momento di sintesi. Questo libro rappresenta in modo semplice, e c'è stata una scelta determinata di utilizzare anche un linguaggio estremamente accessibile per fare in modo che il libro fosse uno strumento di comprensione. Ecco, anche in un momento di questo tipo, io ho fiducia nella gente e deve esserci una rivolta contro questo sistema, perché come dice Roberta, anzi, è da 1984, si è svuotata di senso la parola, e le si attribuisce un significato che in realtà non ha, e c'è una violenza. Sono molto felice che Roberta l'abbia ripreso, questo elemento della violenza epistemica, la violenza che si trasmette attraverso le categorie del linguaggio e della conoscenza, che non fanno meno male, che non fa meno male dei modi di oppressione economici e politici. E concludo dicendo, perché tu mi hai chiesto che cosa succederà, che cosa deve succedere, che cosa deve succedere? Io assieme un'altra trentina di relatori speciali delle Nazioni Unite, siamo stati super attivi e super impegnati nel cercare di puntare ad una via di uscita da questa follia collettiva, affidandoci al diritto internazionale, che è stato completamente tradito, ferito al cuore assieme all'umanità in questa circostanza, non più di altre volte, per i fatti in sé, ma per questa connivenza dell'Occidente. Questo è senza precedenti, secondo me. E noi abbiamo detto che serve un immediato cessate il fuoco, con il dispiegamento di una presenza internazionale. L'esercito israeliano non deve essere più presente nel territorio palestinese occupato. Quello è territorio che deve essere dello Stato di Palestina, e allora che si ritirino le truppe e che arrivi un contingente internazionale a fare da buffer tra gli israeliani, e le truppe se ne devono andare. E poi i coloni si vedrà se vogliono rimanere come cittadini palestinesi una volta restituite le terre ai palestinesi, eccetera, però devono rimanere, se rimangono, come cittadini palestinesi e non come cittadini israeliani in territorio occupato. Poi è chiaro che devono essere liberati tutti gli ostaggi e tutti i palestinesi detenuti arbitrariamente. Ricorderai, Alessandro, che la prima volta che abbiamo parlato io citavo queste cifre di 5.000 prigionieri, 1.200 palestinesi detenuti da Israele, molti dei quali in condizioni di arbitrarietà assoluta, 1.200 dei quali addirittura detenuti senza accusa e senza corte militare, perché questa è la giustizia che hanno i palestinesi. Oggi, stando ai dati di ADAMIR e DCI, Defense Child International, che sono due grosse organizzazioni palestinesi che si occupano di detenzione e detenzione minorile, sarebbero 4.000 i palestinesi arrestati dal 7 ottobre in poi. E le denunce di torture e di abusi contro i detenuti piovono. Ecco, tutto questo deve finire. Devono essere liberate queste persone, gli deve essere data la possibilità di tornare a casa. E poi un piano di ricostruzione di Gaza che ponga fine al controllo israeliano, perché la follia nella follia è che adesso in Israele si fanno piani per la ricostruzione di Gaza sotto l'egida israeliana, con Israele che pianifica le nuove colonie. E questo io invito tutti a guardare un post di Yehuda Shaul, fondatore di Breaking the Silence, che ieri ha fatto questo lungo thread su Twitter che diceva che cosa dicono i soldati. Nei soldati si è ormai iniettata questa mentalità, foraggiati chiaramente dai governanti, dai loro governanti, che devono distruggere, sfollare e riconquistare per ricostruire Gaza come pezzo di Israele. Questo è quello a cui stiamo assistendo, una pulizia etnica che diventa per sua natura genocidaria, perché non c'è altro mezzo per salvare le vite dei palestinesi. Invito tutti a riflettere su questa cosa. Qui abbiamo una persona, una giurista, che è relatrice speciale delle Nazioni Unite, l'organismo più importante internazionale, tra l'altro pagato anche con denari che provengono da tutti i paesi del mondo.
che parla di pulizia etnica con intento genocidario, che ha scritto questo libro, J'accuse, gli attacchi del 7 ottobre, Hamas e il terrorismo israeliano, l'apartheid in Palestina e la guerra, lo trovate edito fuori scena, eccolo qui, magari anche un bel regalo di Natale. Io mi piace fare pubblicità nelle cose in cui credo, Francesca, perché è evidente che ci sono diverse ragioni per le quali si fa una battaglia, si scrive un libro, ma un libro funziona, la battaglia funziona se viene appunto seguita e conosciuta, per cui acquistatelo, magari regalatelo per Natale. Abbiamo, vi dicevo, una relatrice speciale che dice tutto questo e non viene invitata nelle televisioni per parlare non soltanto del suo libro, ma di quello che c'è scritto all'interno delle ultime risoluzioni, oppure dei dati, dei numeri, delle inchieste. È sconvolgente. Cioè, questa presunta supremazia morale dell'Occidente, delle democrazie contro le autocrazie, è una fake news totale, totale. La censura è quotidiana. Su informazioni, tentativi di delegittimazione di tutti coloro che appunto si discostano da un pensiero dominante che, come diceva Francesca, non è dominante nella pubblica opinione. Io sono convinto che se il 5% delle immagini che io, e anzi l'1% di quello che vede Francesca da Gaza fossero mostrate nei telegiornali, le manifestazioni in Italia sarebbero partecipate da milioni di cittadini, perché è oltre l'immaginazione quello che sta accadendo. Per questa ragione, prima Francesca parlava del riconoscimento di uno Stato di Palestina, questa cosa ve la dico, io ho creato l'anno scorso insieme ad altre persone un'associazione culturale, si chiama Schierarsi, che è associazione culturale, non stiamo pensando di presentarci alle europee, anche se ho un passato politico, è un'associazione culturale che all'interno anche degli argomenti principali già da mesi che appunto ha intenzione di trattare la questione palestinese. E oggi, questa mattina, in Corte di Cassazione abbiamo depositato una legge di iniziativa popolare, quindi dovremo raccogliere 50.000 firme nei prossimi 6 mesi per il riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est, dato che il Parlamento non si sveglia, anche perché lo strumento migliore per riconoscere uno Stato estero è la mozione parlamentare, viene approvata dal Parlamento e impone al governo il riconoscimento di uno Stato estero, dato che non si sveglia, come cittadini che si sono schierati a favore. Io sono, sì, senz'altro, come dire, sostengo da anni la causa palestinese, ma qua si tratta di schierarsi dalla parte dell'umanità, del diritto internazionale, del riconoscimento dell'altro. Ma come Ecco. pensiamo ci possa essere una pace, e lascio su questo la parola a Roberta, se non vi è il riconoscimento dell'altro, se l'altro viene considerato animale, peggio degli animali, se l'altro non viene considerato, se addirittura i palestinesi non hanno la possibilità di avere uno Stato riconosciuto, tanti paesi riconoscono lo Stato di Palestina, ma la maggior parte dei paesi occidentali, democratici, liberi, che portano avanti i valori, che esportano la democrazia, anche in Europa, non riconoscono lo Stato di Palestina. L'Italia non riconosce lo Stato di Palestina. Come ci può essere pace e giustizia, Roberta, se neppure si riconosce l'esistenza dell'altro? Ma indubbiamente l'unica maniera di far tornare i conti è stravolgere il linguaggio, no? Siccome abbiamo citato Orwell 1984, no? Voi sapete, lo dico per magari quelli che non stanno tutti i giorni a ricordarlo, che proprio di fronte, diciamo, nel frontone del Ministero della Verità, di questo mondo distopico, che ormai è il nostro, c'è scritto che la guerra è pace, che la libertà è schiavitù e che l'ignoranza è forza. Ora, l'ignoranza è forza è proprio la cosa più importante e, diciamo, è un commento anche sia alle parole di prima di Francesca, sia alle tue, Alessandro, sul fatto che io credo anche come te che la società civile italiana sia molto migliore dei suoi, diciamo così, del mainstream, dei suoi media. Tuttavia, mentre appunto la parte buona o non accesso o tace, beh, infuria, ecco, un delirio anche linguistico, e su questo mi vorrei soffermare un attimo, perché non è possibile, a proposito di, fra virgolette, sinistra o che importa, insomma, pensiero progressivo, lungi dal constatare che oggi nel mondo, ovunque, ma soprattutto là, le ragioni della forza stanno tragicamente prevalendo su quelle del diritto, su quella costruzione delicata,
Ma preziosa, che veramente la cognizione del dolore, no? Di quello che è stato il secolo scorso con i totalitarismi e le guerre ci aveva portato a edificare, che è questo che poi si dovrebbe chiamare civiltà, che non c'entra con l'Occidente, perché vuole essere proprio, diciamo, per natura una civiltà universale, è quella della comunità internazionale che ha come sua ispirazione la legge, il diritto, e che naturalmente purtroppo ha invece come organizzazione materiale ancora purtroppo diciamo il divieto la possibilità di divieto, quindi di veto del più forte. E io qui credo che sarebbe da stigmatizzare veramente la posizione degli USA, che ancora oggi non si sta decidendo a fermare le cose. Ma quello che volevo dire è che mentre la parte buona tace, la parte, diciamo così, del pensiero progressista lato sensu imperversa in questa direzione. Io non voglio citare coloro che quasi per definizione, come dire, amano suonare le trombe di guerra ad ogni circostanza e prendersela con l'Europa, non perché è infedele ai suoi principi etici e giuridici, ma perché è smollacciata, non ha abbastanza forza, non ha, diciamo, non si arma per le guerre. Notate bene che io ritengo che debba esserci una diciamo, forza di una eventuale vera Unione Europea, e su questo i padri, diciamo, di questa impresa avevano molto insistito, ma non al contrario. Ma al contrario di quello che si è fatto, vale a dire di invece usare addirittura i fondi per la, diciamo, per la ricostruzione, i fondi del PNR per armare, e non l'Europa, ma ciascuno a suo talento e con i fondi comuni usati per l'industria privata. Chiudo questa parentesi. In questa delirio c'è però chi scrive, va bene, io lo citerò, c'è un pezzo che mi è rimasto in mente di qualche giorno fa, di un giornalista che si penserebbe avesse diciamo, un orizzonte aperto come Giannini sulla Repubblica, che cosa fa? Appunto, se la prende con un'Europa che ha dimenticato, come dire, la tragedia della storia, che è fatta di sangue e di guerra, e che quindi. E qual è il suo mentore, e che addirittura, diciamo, ha dimenticato il conflitto di civiltà, cioè l'Occidente contro l'Oriente, come appunto la libertà contro il despotismo? E voglio dire, chi è il suo mentore in questo ragionamento dissennato? Ma non meno che Ernst Jünger. Ma sa quest'uomo di chi parla? Sa quest'uomo di chi è stato Jünger? E sa quest'uomo del colloquio con Carl Schmitt, che Jünger in quello stesso testo ha? E sa che Carl Schmitt era il costituzionalista di Hitler? E sa che comunque, qualunque cosa sia successa nel secolo tragico scorso, non si deve al determinismo tragico della storia o a delle leggi che nessuno ha scritto, ma si deve a delle precise azioni che precisi uomini hanno fatto. Perché quando a un certo punto Hitler prese il potere, democraticamente si fa per dire, lo prese però per elezione, chi fu a modificare la Costituzione perché lui potesse diventare quello che è diventato? Fu Carl Schmitt. E in nome di Carl Schmitt oggi un giornalista progressista esalta il futuro di un'Europa più virile. Beh, insomma, non è sentibile questo, non è vero. Scusate se ho un po', forse sono uscita, diciamo, dal seminato, ma voglio dire che questo è il tessuto, diciamo, della comunicazione a cui perfino, diciamo, coloro che si riconoscono in un orizzonte progressivo sono sottoposti oggi in Italia. No, non sei affatto uscita dalla questione, anzi, io vi do questa informazione e poi lascio per l'ultimo intervento la parola a Francesca. La maggior parte delle armi che oggi vengono addirittura provate sui palestinesi, perché questa guerra serve anche a provare determinate armi e la loro efficacia. Test, cittadini, figli come i nostri utilizzati come cavie, questa è un'altra realtà, vengono prodotte negli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America hanno inviato immediatamente delle portaerei nella zona come tentativo riuscito di deterrenza rispetto a eventuali risposte da parte di Hezbollah in Libano, addirettura dei pasdaran e delle truppe iraniane. Come dire, fermatevi perché sennò interviamo noi. Questa
dando il più possibile il permesso appunto di sterminare a Israele. Se domani Biden decidesse soltanto di dare l'ordine alle portaerei americane di allontanarsi, di dirigersi verso la Grecia, verso il sud Italia, immediatamente cambierebbero i comportamenti di Netanyahu. Quando gli Stati Uniti d'America o loro alcuni dirigenti dicono però chiediamo a Netanyahu di andarci piano, c'è stato giorni fa scontro tra Netanyahu e Biden, Biden gli ha detto ah, devi intervenire. Questa è fuffa mediatica, io la conosco la comunicazione mediatica, non c'entra niente. I giornali il giorno dopo hanno intitolato Biden contro Netanyahu, poi che è cambiato? Che vengono continuati i massacri e soprattutto si continuano a vendere armi. Il portavoce del Pentagono l'altro ieri ha detto continueremo ad armare Israele. I principali armamenti, ripeto, utilizzati da Israele su Gaza sono di produzione americana, in particolare Raytheon Technologies e General Dynamics. Sono multinazionali americane di proprietà, gran parte tra l'altro dei fondi finanziari americani, per lo più BlackRock, Vanguard Group e State Street Corporation. Nel momento in cui il capitalismo finanziario e militare, quello che Eisenhower definiva il complesso militare industriale, che si ciba delle guerre, soprattutto delle guerre durature, come disse Assange in merito alla guerra in Afghanistan, l'obiettivo non è vincerla, ma farla durare, perché più dura una guerra e più c'è questo passaggio di denari dalle nostre tasse direttamente nelle mani del complesso militare industriale, di quelle aziende che Assange definiva le transnazionali della sicurezza internazionale. Ecco, fino a che esiste questo meccanismo, non c'è niente da fare. L'unico modo, uno dei modi per romperlo è informare, e quindi sappiate che l'obiettivo è continuare a vendere armi, perché gli Stati Uniti d'America hanno problematica, anche quel complesso militare industriale si è rivelato anche più fragile del previsto, anche in relazione alla guerra in Ucraina. E dunque oggi trovare dei criminali con intento genocidario che sono disposti a utilizzare e a comprare con i soldi degli israeliani e quantitativi enormi di armi da utilizzare su Gaza e una volta utilizzate devi aumentare gli stock, quindi affari su affari per lo più per le multinazionali americane, soprattutto, poi anche Israele è un'industria bellica importante, ma soprattutto appunto per le multinazionali americane, questo è il giochetto. Per questo dietro le chiacchiere non c'è niente, c'è Biden contro Netanyahu, ma poi veto contro una risoluzione che chiede il cessate il fuoco. Oppure il Alessandro. numero del Pentagono che dice continueremo ad armare Israele per tutto il tempo necessario per questa guerra giusta, però andateci piano con i civili. Sono solo civili. Ma si è mai vista nella storia dell'umanità? Ma penso a che cosa? All'assedio, non lo so, ma neanche degli antichi romani sulle città della Galle. Ma si è mai visto un assedio del genere su una striscia così piccola, un terzo del comune di Roma, dalla quale 2 milioni di persone poi diventano sempre meno, non possono fuggire. I numeri attuali in merito ai rifugiati, alle persone che hanno lasciato rifugiati non si sa dove, perché poi le persone che hanno sfollati, che hanno lasciato le loro case e che vagano per la striscia alla ricerca di un posto un minimo più protetto e non c'è, alla ricerca di un po' di cibo, alla ricerca di acqua, è un numero maggiore, più del doppio di quelli che lasciarono le loro case durante la Nakba, la catastrofe, l'esodo del 47-48. Cioè è Di il più. doppio la gravità. E anche i morti di oggi sono di più dei morti che ci furono tra i civili durante la Nakba, che è considerata la catastrofe da tutto il popolo palestinese e da gran parte del popolo arabo. Questo è la realtà e per questo Francesca, ripeto, ha scritto questo libro, J'accuse, che trovate in tutte le librerie. E ti chiedo, per concludere, e ti saluto e ti ringrazio, e saluto anche Roberta, oggi questa accusa, soprattutto a chi è giusto rivolgerla? Guarda, grazie di farmi concludere su questa nota. Se mi permetti, volevo aggiungere, rispetto al punto importantissimo che stavi sollevando, che Israele vende le armi e le tecnologie messe a punto sulla pelle dei palestinesi, soprattutto sistemi di sorveglianza digitale e sistemi di controllo ormai da anni, e questo è dimostrato. Ci sono dei rapporti stilati da Amnesty International e l'organizzazione palestinese ma basata in Israele che si chiama AMLE, è tutto documentato, c'è cioè una connivenza tra settore privato, interessi privati e industria militare. E queste sono venduti come servizi ed armi testate sul campo. Testate su chi? Su chi altri è in guerra Israele, se non contro il popolo palestinese? Ecco, questo veramente è un punto fondamentale a corroborare quello che hai detto.
a chi si rivolge il J'accuse? Io ho detto sin dall'inizio che mi ha stupito quanto clamore ci fosse diciamo sul complemento di termine o complemento oggetto del nostro J'accuse, perché facevano tutti speculazione senza aver letto il libro. Ah, sta accusando lo Stato di Israele, ah, sta accusando l'Europa. Questo è un J'accuse innanzitutto contro il sistema che si è creato, perché noi parliamo di un sistema fatto di informazione o mancanza di informazione, un sistema fatto di connivenza politica che si schiera in netta rottura con le norme e il precipitato delle stesse, che è quello che poi va a garantire la nostra pace, la nostra stabilità, la nostra sicurezza. Ci perdiamo un po' tutti nel rendere il mondo meno vivibile e meno tranquillo anche per i palestinesi. Non c'è soltanto la nostra perdita di umanità, c'è anche la perdita di alcune garanzie fondamentali che sono state costruite nel tempo. E quindi c'è un sistema di messa in stato d'accusa anche nei confronti delle Nazioni Unite, che hanno in qualche modo, con i loro vertici politici, non intendo puntare l'indice contro il sistema umanitario, soprattutto quello oggi portato innanzi da UNRWA, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, UNICEF o OCHA, che stanno facendo un lavoro incredibile, sono ancora là sul terreno, a queste organizzazioni va tutto il mio rispetto. Ma dal punto di vista politico è il fallimento totale, tanto dell'organizzazione e nella sua capacità di far rispettare il diritto proprio come regole minime, e tanto di combattere il double standard. Anzi, le Nazioni Unite si sono fatte quasi portatrici e referenti in questo momento del doppio standard. Quindi la mia è una messa in stato d'accusa nei confronti di uno stato di cose. Ed è veramente, spero che tanta gente lo legga, anche a dispetto dell'oscurantismo, che purtroppo è l'arma che usa il potere per silenziare le voci critiche, perché appunto è un libro che offre un punto di lettura su degli elementi di contesto, tipo il colonialismo di insediamento, tipo l'apartheid, che sembrano temi che sembrano quasi un linguaggio politico-ideologico. Non lo è, sono concetti fattuali e giuridici, e nel libro si spiega tutto questo come elemento di contesto per capire quello che sta accadendo oggi, ma anche come uscirne. Io ti ringrazio Francesca, come ti ho già detto sono disponibile qualora volessi tu anche con Roberto organizzare una presentazione fisica a Roma, ma anche altrove, io ci sono sempre. Non dobbiamo mai smettere di parlare dei diritti negati del popolo palestinese, quindi io ci sono sempre, ormai è una battaglia che io ho dentro il sangue. E eccolo di nuovo il Perfetto. libro, anche io Roberta e Francesca sto scrivendo un libro, lo devo consegnare entro fine febbraio, entro fine gennaio. E su tutte le tematiche internazionali, non soltanto quel che sta accadendo in Palestina. Spero di trovare anche un bel titolo come questo, appunto questo J'accuse, gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra, un libro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, e dove appunto c'è una splendida postfazione, perlomeno la prima parte che ho letto, di Roberta De Monticelli, che ringrazio. Auguri a voi e non smettiamo appunto, come hai detto tu in quell'intervento che hai fatto da Assisi, costruttori di pace, avanti. Grazie, un abbraccio a tutti voi. Ciao.